Buongiorno amici, ben ritrovati, buon lunedì, nuova settimana in questa casa, non c'è un pezzo di pane, finito tutto il pane, quindi stamattina vado a fare il pane, vado dopo a fare il mio pilates intanto che lievita. Allora, oggi è un pane differente, oggi è una farina speciale, si trova anche nei supermercati, a me però me la porta un mio amico da Mantova, insomma, un mio amico del tango mi porta ogni tanto questa farina che si chiama il cerealotto. Ve la faccio vedere da vicino, non so se si vede. Dentro a tutti i semini è un mix di cereali. Dicevo, si trova anche nei supermercati che si chiamano farina e cereali. Sono molto buone, oltre ad essere integrali. C'è farina di segala, orzo, farro, grano. C'è un sacco di semini, semini di lino, di girasole tritati, insomma. Vado a fare con questo impasto oggi, vado a fare una cosa furba, nel senso che è un impasto e faccio due cose. Un impasto che faccio i panini, il pane e le pizze, le pizzette. Così le prendo tutte e due, proprio perché è buonissima questa farina. Se vi capita quando andate a fare la spesa nei supermercati, quando trovate quelle farine mix di cereali, sono buone. Allora, io vado a fare due impasti oggi, non uno, due da 2 kg, povera me. Spero di riuscire a accendere il forno il prima possibile. Comunque oggi sarà un po' dura col forno, però siamo senza pane. Tanti di voi mi chiedono, ma i tuoi freezer, avrei dei freezer enormi, Non ho dei freezer enormi, diciamo che ne ho 3. Però girano, come devo dire, sono sempre vuoti con tutto quello che faccio, ma però qua si mangia. E dovete sapere, che sapete no, del mio sogno di aprire l'agriturismo, stiamo facendo sul serio, non stiamo scherzando. 2 dei miei figli si sono già licenziati dal lavoro, hanno lasciato il lavoro e sentite i lavori, si sentono anche i rumori. Stiamo già in grandi lavori, quindi insomma speriamo di farcela. 2 kg di farina, un bel cucchiaio di miele, così. Un bel giro di olio, saranno, ne metterò 50 grammi in 2 kg di farina. 2 cubetti di lievito di birra, li ho già messi nell'acqua a sciogliere, perché sapete che io metto il lievito in congelatore, ne faccio delle scorte. Ok. I soliti 20 grammi per chilo di sale, che sono 4 cucchiaini, ormai lo so. Così, e poi vado a mescolare il lievito che è nell'acqua. Allora, 2 kg di questa farina richiede almeno 1,2 litri di acqua, perché c'è farina integrale, assorbe un po' più di acqua. Vado a mescolare. Quindi insomma noi qua siamo in lavori. Ah, quello che vi voglio anche dire, a proposito della televisione, hanno iniziato a fare la pubblicità, quindi lo posso dire. Allora, dal 4 settembre su Real Time, canale 31, inizia questo programma che si chiama Ricette d'Italia. In una di queste, e lo daranno tutte le sere, penso dal lunedì al venerdì, alle 20:20, Real Time. E in una puntata ci sono anch'io, non so ancora quale, dovrebbe essere una delle prime secondo me, perché l'argomento della mia puntata era la pasta ripiena, quindi non so, inizia il 4 settembre con un programma condotto da Benedetta Rossi e insomma guardatemi quando ci sono. Bene, ho messo 1/2 litro di acqua, ne vado a mettere un altro 1/2 litro circa e vado ad impastare. Sicuramente ci vuole un altro po' di acqua, gliela metto man mano che impasto, con il gancio e via. 2 kg di farina integrale e cereali, 2 cubetti di lievito di birra, a proposito del lievito di birra, perché dopo mi scrivete, ma è troppo? Allora, io ne metto 5 grammi, sì, quando si mettono 5 grammi, delle quantità piccolissime di lievito, anch'io lo uso, lo faccio quando faccio la pizza nel forno a legna, o il pane con lievito madre.
Quando si mettono pochi grammi di lievito e si mette l'impasto in frigorifero per 12-24 ore, non sono delle lievitazioni, si chiamano maturazioni. È un'altra cosa che va benissimo, anzi viene un impasto super digeribile, fantastico. Io non ho il pane per stasera, io devo fare il pane oggi. Quando invece vogliamo fare il pane e il lievito in giornata, vabbè che con questo caldo il pane lievita strabene. Però con 2 kg di farina io metto 2 cubetti di lievito di birra e andiamo bene. Gancio, vado a impastare, metto a lievitare, vado a fare Pilates, torno e formiamo i panini e le pizzette. A dopo. Eccolo qua il nostro impasto, ve lo voglio far vedere perché è bellissimo, vedete? È un bellissimo impasto, non so se si vedono tutti i semi. Sesamo, lino, adesso vedete, bello morbido, perché dopo poi lievitando, se riuscite a vedere, guardate che meraviglia. Bene, ora ho messo un pochettino di farina, vedete, bello appiccicoso, adesso ho messo un po' di farina sotto. Pulisco il tarocco. Ecco, deve venire così, un appiccicoso, ma non che si stende, però vedete, è così. Copro un'oretta del Pilates e poi torno. Vado a farne due così, uno farò i panini e uno le pizzette. Ora andiamo, è passata più di un'oretta, eh. Qua, guarda, guardate che spettacolo questo impasto. Guardate anche gli impasti integrali, sono una meraviglia. Guardate qua che meraviglia. Allora, qui vado a fare che questo impasto l'ho fatto un pelo appena più morbido dell'altro. Qui vado a fare le pizzette. Quindi, ora farò, non le farò piccolissime, mi metto vicino la farina, se la trovo qua, mi aiuto un po', vado a fare le mie solite palline, le schiaccio un po' e le metto su una teglia. A distanza, perché tra una mezz'oretta le schiaccerò un altro po'. Non sto a pesarle questo giro. Non sto molto a schiacciarla, a stressarla la pasta. Gli do giusto una forma così rotondeggiante. Metto, facciamo così, così. La schiaccio un po' e le vado a fare tutte così. Così. Un po' di perlatura. Vengono dopo delle pizzette, insomma, abbastanza così, abbastanza grandine, ecco. Questa qui è venuta un po' più piccola, vabbè. Vado avanti e con questo impasto faccio tutte pizzette. Questa è un po' più appiccicosa, mi aiuto. Queste sono fantastiche. Ecco, in una teglia così grande ne metto 6. Finisco sta teglia, poi dopo. Allora, se volete una cosa perfetta, le pesate, gli date una pesata e vi vengono tutte uguali. Comunque. Così. Vedete, adesso non si schiacciano tanto. L'importante è non forzare, perché gli impasti sono così. Non bisogna. Se l'ho messo troppo.
così. E così, ora sono grossi, vedete. Adesso io le vado a fare tutte, vedrete che quando ho finito di farle tutte, sarà già ora di rischiacciare. Ci vediamo tra un po'. Allora, amici, queste sono le pizzette, diciamo, che non sono poi così pizzette, che sono venute con 2 kg di farina integrale, che sono 2, 4, 6, 6, 12, 17, sono 17, qua ne manca una. Allora, adesso queste qui che sono le prime che ho fatto, le vado, allora, intanto a bagnare o coprite con la velina ogni volta, ma dopo sono da stendere, non vi conviene. Con lo spruzzino le tengo bagnate perché non devono seccarsi, quindi le vado a bagnare tutte e ogni tanto ci guardo, ma dato che dobbiamo stenderle. Ok, poi mi bagno pure le mani e iniziamo dalle prime e le vado a stendere. Le stendo una, due, tre volte finché non sono del spessore che desidero. Tenete presente che crescono un altro po'. Guardate che bello. Si vede? Così, con le mani bagnate, si stendono che è una meraviglia. Adesso io tra un'altra mezz'oretta le vado a stendere ancora un po' perché le voglio un po' sottili. Così. E poi dopo un'altra mezz'ora aspetto, con sto caldo fa talmente presto. E poi il pomodoro e in ultimo metterò il formaggio. La mozzarella, io questa volta ho della provola affumicata. Le andrò a fare così, però insomma potete mettere la mozzarella, quello che vi pare, solo pomodoro, le potete dopo farcire come volete. Queste qua sono le penultime. Guardate come assorbe l'acqua. Così, mi raccomando, tenerle bagnate. E così vado a fare la stessa cosa con queste qua. Le vado a stendere bene tutte. Aspetto mezz'ora e ripeto questa operazione, acqua e stendere. Se invece le vogliamo grossettine, le possiamo lasciare così. Queste sono buonissime anche col rosmarino e il sale grosso per fare le focacce, per poi dopo dentro metterci la mortadella. Allora, amici, ora sto trasferendo in questo tagliere l'altro impasto perché non mi stavano tutti lì, quindi lo trasferisco qua. E questo è l'impasto che andremo a fare il pane. L'unica differenza è che qui ci sono circa 100 grammi in meno di acqua dell'altro, quindi è un pelo più solido, diciamo. Allora, qui andrò a fare dei panini, panini non piccoli, stiamo su perché è così. Allora, andrò a fare delle pezzature, queste saranno diciamo all'incirca. Io non so, vado a occhio. Questi panini li potete far tondi, li potete far lunghi, un po' delle misure che si vuole, ma la procedura è questa. Prendo il pane, mi posso aiutare con la farina, non troppissima. Con le mani vado a stenderlo o anche, dov'è? Ho un mattarellino qua. Con un mattarellino vado a stenderlo. Io voglio fare come delle piccole baguette, ecco, perché poi verranno utilizzati per fare i panini. Una volta steso lo vado a rotolare così. Schiaccio perché sennò mi vengono dei panini troppo alti. Dopo e vado a fare delle cosine così lunghe che i miei figli se li tagliano salame, formaggio e via andare. Uguale. Stendo un po' per il lungo per il fatto, per la questione che voglio fare delle baguette, delle piccole baguette lunghe, ecco. Così. Allargo un po'. Se lo faccio da sto verso così mi vedete forse meglio.
proprio a rotolo, così. La parte di chiusura, così, la mettiamo sempre sotto e schiaccio un po'. Se invece le volete belle gonfie da mangiare così, non le schiacciate, le lasciate tonde. Adesso vado a fare quest'altra, qui dopo. Che poi dopo, quando lieviteranno, stessa procedura, le teniamo spruzzate, le teniamo bagnate. Dopo, prima di infornarle, con la lametta le taglieremo nel mezzo. Ah, queste vengono buonissime, croccantissime. Così. Voilà. Cioè, cose facilissime e pani che vengono spettacolari. Questo tipo di pane potete fare con tutte le farine. Io dico, questa qui è fantastica. Quando ho la fortuna che me la portano. E poi ne metto due qua e vado avanti. Adesso non vi tengo lì ancora. Ecco, fatte, le spruzziamo bene bene. Teniamole bagnate, questa è la cosa importante, oppure coprite con la vellina, ma sapete che io non la sopporto. Bene, li vado a fare tutte quante queste baghettine, questi panini, e poi ci vediamo dopo quando torniamo dalle pizzette. Ora finite le piccole baghette, i panini, torno dalle pizzette. Allora, queste le ho già stese. Vedete come hanno già lievitato? Allora, acqua, ancora acqua. Non preoccupatevi che l'acqua qui non è mai troppa, mi bagno le mani e vado a fare le pizzette. Scusate, sistemo la carta dello spessore che voglio. Guardate, io adesso le vado a fare così. Guardate un po', guardate le bolle. Le vado tutte a stendere. Così. Ecco, facilissimo. Facile, poi queste danno una bella soddisfazione, vengono veramente bene. E il fatto di spruzzare l'acqua vi renderà delle pizzette solo più con più alveoli, più morbide, insomma. Croccantine fuori. Così. E le vado a fare tutte così. Ora lascio lievitare un altro po', ripeto, c'è una temperatura qua da si boccheggia, per cui fa veramente presto. In inverno ci vuole più tempo. Vedete, abbiamo quasi invaso tutta la teglia. Poi tra una mezz'oretta vado a mettere il pomodoro. Pomodoro, vado a raccogliere l'origano fresco perché in questo periodo c'è l'origano fresco, quindi non ci penso proprio di metterci quello secco. Pomodoro, origano, sale, un filino di olio, le metteremo in forno a 200 gradi per una 15-20 minuti, dopo dipende da come le vogliamo, a me piacciono abbastanza brustolite. E gli ultimi 5 minuti vado a mettere il formaggio in quelle che metterò il formaggio, ne farò anche alcune senza formaggio. Intanto controllo i panini che non si asciughino e vado a spruzzarli. Ora andiamo a farcire le nostre pizzette. Ho acceso il forno a 200 gradi da passi questi giorni, però l'ho acceso 200 gradi e ora vado a farcire le nostre pizzette. Allora, per fare un lavoro più veloce, ho messo la passata di pomodoro, la salsa, quella che preferite da usare con la... Di la verità, questi sono dei datterini pelati nei barattoli che io ho messo nella caraffa col mini pimer, l'ho passato perché secondo me sono buonissimi. Vado a mettere il sale adesso nel pomodoro. O mettiamo i pomodoro, ne passiamo uno a uno col sale, però preferisco così,
e olio, così in un passaggio dopo faccio tutto, un po' di olio ci vuole. Mescolo. Sono andata a raccogliere l'origano, che abbiamo adesso l'origano fresco, e così. E poi inizio. Vedete? Sì. E vado a mettere il pomodoro, una cucchiaiata, quella che preferite. Io ne farò alcune con più pomodoro, alcune con meno. Abbiamo Francesco che non gli piace il pomodoro. A Tommaso piace tanto il pomodoro. È così, quando sei in tanti è così. Scusate il rumore, il mio forno. Sapete che il mio forno è solo ventilato, fa un gran casino. Così le vado a fare tutte quante. Adesso ne faccio una teglia qui, così davanti a voi. Origano. Poi 5 minuti prima che sono cotte le tolgo e gli metterò un paio di fette di provola, perché ho della provola affumicata, non è quella di Napoli, magari, però insomma speriamo sia decente. Bene, in forno 200 gradi, 15 minuti, ci guardiamo. Quando vediamo che sono quasi cotte ma non sono cotte, le togliamo e gli mettiamo il formaggio. Vi saluto, sono qua. Ciao ciao. Eccole, guardate, prima di andare in forno, che belle, tutte pronte. Spettacolo, meraviglia. Mentre stanno cucinando le pizze, tiro avanti il pane. Qui ci sono le nostre baguette integrali, ora sono lievitate. Allora, questa operazione è facoltativa, si può anche non fare, uno le può infornare così. Però io vado a fargli il taglio, guardate, con una lametta, potete usare una lametta da barba. Ho un coltello ben affilato, vado a fare un taglio che poi lo ripasso così. Questa è una lametta con un aggeggio che si prende in ferramenta, me l'ha fatta mio marito, la pulisco se è il caso. Così, adesso vi faccio vedere una teglia. E poi ripasso, si vede, nel solco che ho fatto, gli do un altro taglio. Così. 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 E aspetto. Quando tolgo le pizze, vado a infornare il pane. Poi, prima di infornare, mi metterò sopra un po' di farina per una questione più estetica. Ok, ora aspettiamo che si liberi il forno. Ecco qua, abbiamo le nostre pizzette settone. Qui ho la provola tagliata a fette, velocemente l'ho tolta. Adesso vado a mettere il formaggio e poi rinforno così. Sono grandine, quindi ne metto tre. E via, inforniamo altri 6, 7, 5 minuti, vediamo un po'. Ormai sono pronte le pizze. Vado a infornare il pane, gli metto un po' di farina sopra, è una questione un po' estetica questa, è semola rimacinata, o si può anche non mettere, ecco, cioè è proprio solo estetico che dopo viene fuori con un po' di farina, come i pani dei fornai. Così, come esco le pizze, lascio a 200 gradi il forno, gli metto 10 minuti a 200 e poi abbasso un po' per altri 10-12 minuti.
E voilà, pronte le nostre pizze. No, guardate che spettacolo, belle abbrustolite come piacciono a me. Quella bruciacchiata è la mia, eh. Guardate un po'. Ora sono bollenti, le trasferisco tutte su un bel tagliere, poi le metto tutte in tavola su un tagliere. Intanto sul pane. Ecco qua una pizza, gli altri stanno già tutti mangiando. Ne tagliamo una metà per farvi vedere com'è venuta. Bollente, guardate, cotta sotto, Tommaso, com'è la pizza? Squisita, squisita, bene, incredibile. Pizza promossa, ci vediamo dopo col pane. Amici, vi faccio vedere un'altra cosa che forse a qualcuna potrebbe interessare. Allora, noi adesso abbiamo mangiato le pizze, vedete, abbiamo mangiato quelle che avanzano, cioè non è che noi ci mangiamo a pranzo o a cena tutte quelle pizze, le metto in congelatore. Allora, siccome tanti mi chiedete, le metto in congelatore come merende per il lavoro e ormai inizierà la scuola, può essere utile anche per la scuola. Io, guardate, mi compro questi sacchettini, chiamiamole bustine, della verità penso nascano per le piadine, sono delle buste di carta per alimenti, fatte così anche forse per kebab, quelle cose lì. Prendo le mie pizze, le taglio a metà, le infilo in queste buste, vedete, ne sto facendo assai, taglio le mie pizze a metà, metto in queste bustine che sono molto comode perché dopo sia le mie nipotine che i miei figli al lavoro hanno già come un pezzo di carta, insomma è un po' più comoda, specialmente per chi lavora fuori, così e così. Poi le metto in dei vassoi grandi che ho, ognuna in un sacchetto, e le metto in congelatore. Buona. Sono comodissime. È arrivato un altro a mangiarle. E così, quindi no, questa è l'idea per chi ha i bambini che tra un po' inizia la scuola per dare una merenda, insomma questi sacchettini sono comodissimi e questa tecnica, sono pizze di questa grandezza, le taglio a metà e così abbiamo una merenda per i nostri ragazzi. Eccoli qua i nostri pani, guardate un po', guardate un po', ora sono bollenti. Provo di toglierli perché questi è bene toglierli subito dalla carta e metterli almeno sul legno ad asciugare. Eccoci qua, guardate le nostre baguette, tutti i nostri pani, guardate. Adesso ne andiamo a tagliare uno. Questa farina, ricordate, farina ai cereali, integrale. Guardate un po', ben cotti, fantastici per fare i panini. Ok, bene. Allora, con un impasto, io vi ho detto che siccome ne ho fatto tanto, ho fatto 2 kg più altri 2 kg, vi ho detto che in quello della pizza ho messo 100 ml di acqua in più. Però voi potete fare un impasto unico, io lo faccio spessissimo, e con quell'impasto fare sia le pizze che il pane senza problemi. Quindi io vi metterò le dosi di 2 kg, poi dopo voi dividete con la quantità di acqua e così. Potete farlo con qualsiasi farina. Ah, vengono buonissime anche con la farina di farro, però con queste, la farina integrale rimane, non lo so, più croccantina, a me piace molto, però potete farlo con qualsiasi farina. Vengono benissimo con la farina di semola. Fantastici. E così, con un impasto pizze e pane, bisogna accendere poco il forno, così abbiamo fatto tutto in un colpo. Bene, ciao, fate sapere se li provate. Invece qui è come finiscono le baguette che avete visto, che ho fatto, vedete? Una parte con, cioè, Philadelphia, prosciutto cotto, rucola e maionese, che poi io taglio a metà e sono 2 panini per 2 merende al lavoro dei miei figli. Naturalmente vanno una parte in congelatore.
ne farò una parte così e gli altri col salame. Ecco dove vanno a finire tutti questi panini.